Presidente Laudani, oggi la conferenza stampa, il primo passo verso i playoff, un risultato storico per quest'Alba, un risultato storico anche per la pallamano siracusana che non vedeva un palcoscenico del genere da tanto tempo. Sì, devo dire, prima del passaggio quello a cui sono affezionato, salvezza raggiunta con 2 mesi di anticipo, che era un grande obiettivo per noi, mantenere per Siracusa il titolo di Serie A. Ora siamo in una fase nuova, bellissima, ci troviamo a giocarci le nostre carte proprio per i playoff scudetto. Devo dire che in questo momento, dove le difficoltà sono tante e dove a volte ci siano momenti insomma di scoraggiamento, l'entusiasmo che questo ci sta portando è tanto, e cerchiamo anche con questa conferenza stampa di trasmetterlo a tutti coloro che amano lo sport, che vogliono stare vicino a noi, con un grande appello a tutti gli sportivi di tutti gli sport di sostenerci sabato alle 16 contro il Fondi. Abbiamo la possibilità, vincendo la prima partita, di affiancarci al secondo posto in questa fase, e poi tutto può succedere, tutto quello che verrà sarà tutto di guadagnato, sarà un orgoglio per noi, per la nostra città. Ricordiamo che comunque, appunto, oltre alla prima squadra che è rappresentata dai siracusani, lo straniero a forte origini siracusani, l'Albatro è comunque anche tanto altro, sono le squadre giovanili che hanno anche raggiunto prestigiosi traguardi anche loro, no? Sì, il progetto sulle giovanili, che già da qualche anno stiamo seguendo con particolare attenzione, ha fatto di questa associazione una realtà anche come un movimento che porta ad affrontare 7 campionati nelle varie fasce delle giovanili, la Serie B femminile, che e tutti sono ai vertici delle rispettive classifiche. Questo significa anche avere la vicinanza e il supporto dei genitori, contiamo ormai 150 tesserati, diciamo, atleti, dirigenti, questo per noi è veramente il risultato, quello diciamo forte, quello vero, cioè quello di aver creato attorno a una disciplina che tanta tradizione ha a Siracusa, un movimento di gente appassionata che ci segue e che ci permette anche risultati che vanno come questo della prima squadra della Serie A, che vanno anche oltre le nostre aspettative, proprio il sostegno, il supporto, l'entusiasmo. Devo dire che siamo particolarmente insomma, felici di questo momento, e cerchiamo di trasferirlo a tutti quelli che vogliono con noi condividere questo momento, che dico quanto più persone possibili, proprio perché stiamo attraversando un momento particolarmente, insomma, un momento particolarmente felice. Assessore Cavarra, oggi conferenza stampa per parlare appunto di questo risultato dell'Albatro, lei però ha anche snocciolato alcuni numeri Istat, si parlava degli sportivi siciliani che sono al 23% se non sbaglio rispetto a quelli di Bolzano, nonostante ciò però oggi possiamo dire che a Siracusa è stato raggiunto un grande traguardo e che l'amministrazione è stata comunque vicina a questa società, vanto per la città. Sì, infatti il risultato di oggi va ulteriormente encomiato proprio per la difficoltà in cui si trovano a lavorare le società sportive, difficoltà che derivano dalla carenza di strutture e da fondi che non arrivano più né dalla regione né dallo Stato, per cui riuscire a portare avanti un campionato oggi è veramente difficile. Nonostante questo l'Albatro ha dimostrato di potercela fare, e come dicevo prima in conferenza, gambe e testa hanno fatto sì che questo risultato potesse essere raggiunto. I dati sono veramente sconfortanti, appunto il 23% di siciliani praticano attività sportiva contro il 60% di Bolzano. Esatto, di Bolzano. E nel 2010 circa c'erano almeno 6.000 società sportive che praticavano attività sportiva, mentre nel 2013 ne registriamo soltanto 2.500. È un dato molto sconfortante sul quale bisogna sicuramente meditare. Senta, da parte del coach Vinci è arrivato anche un altro monito,
ambito, quello riguardante gli albergatori. Lui diceva che molte società spesso preferivano andare a Catania per, appunto, per poter poi affrontare la trasferta siracusana. Anche lì proverete magari a fare una, non lo so, un'offerta speciale per le squadre sportive che verranno in città? Chiaramente noi possiamo soltanto proporla questa cosa, che non è l'amministrazione che decide, però da questo tavolo appunto è partita l'iniziativa di proporre alle associazioni di categoria, agli albergatori, insomma, di venire incontro alle società che, ripeto, fanno grandi sacrifici per arrivare a un risultato.